Oggi è il 14 di giugno, siamo molto vicini all'isola di Flores e di Corvo, che sono le due isole più a nord e più a ovest delle Azzorre. Il tempo fuori è bellissimo, ci sono 12-13 nodi di vento, stiamo facendo circa 6 nodi, 6 nodi e mezzo. Passeremo tra le due isole a nord di Flores. Mi dispiace non potermi fermare perché non ci si può fermare, o meglio, ci si può fermare, ma non ti fanno scendere, per cui non vale la pena fermarsi. E comunque sto considerando quello di non fermarmi proprio alle Azzorre, per dare continuità a quello che sto facendo, anche se, come vi ho già spiegato, ho deciso di non arrivare fino agli Stati Uniti perché ci avrei impiegato troppo tempo a tornare a casa e mi ero impegnato a tornare entro una certa data da lavoro e da lavoro, soprattutto da famiglia. Per cui ho dovuto fare dietro fronte, è stata una scelta molto sofferta inizialmente, perché dopo aver fatto solo dall'Inghilterra 2500 miglia, praticamente sempre di bolina, in condizioni molto molto impegnative, e me ne mancavano circa 1200 agli Stati Uniti, fare dietro fronte dopo tutta quella fatica non è che fossi proprio felice di farlo. Ma col senno del poi mi sono anche reso conto che sono molto fortunato a poter essere qua, per cui e che tanti che magari vorrebbero esserlo, non possono permettersi di esserlo, e per tante ragioni diverse, e io invece ho questa fortuna, e perciò per questo sono molto grato. E anche se appunto inizialmente fare dietro fronte e non arrivare fino alla meta che mi ero posto, che era arrivare fino agli Stati Uniti, è stata una delusione, perché naturalmente quando ti poni un obiettivo, poi non raggiungerlo è sempre una delusione, ma appunto ragionandoci un po' meglio mi sono anche reso conto che sono felice di quello che ho fatto e di quello che sto facendo, e ho la fortuna di poterlo fare, per cui va bene così. Abbiamo raggiunto le Azzorre. È passato quasi un mese, perché oggi è il 14 di giugno, è passato quasi un mese da quando ho lasciato l'Inghilterra, per cui questa è la prima terra che vedo dopo quasi un mese. È bella, perché Flores è bellissima, mi è stato detto che è bellissima. Io purtroppo non sono, nonostante abbia trascorso parecchio tempo alle Azzorre, essendo la più remota dell'arcipelago delle Azzorre, non è così facile, cioè ci devi proprio venire, non è che ci capiti. E naturalmente venendo dalle altre isole è controvento generalmente, per cui tendi a non venirci. Questa era una buona occasione per fermarsi, ma c'è sto maledetto Covid, per cui mi potrei anche fermare, ma non servirebbe tanto perché non posso scendere. Invece passerò tra Corvo, che è lì, che è un'isola ancora più piccola, leggermente a nord di Flores, a 10 miglia a nord di Flores, e Flores, per cui passerò a nord di Flores, tra Flores e Corvo, e continuerò verso est, perché l'alta pressione delle Azzorre è proprio sopra le isole. Perciò se passassi a sud di Flores, nonostante la differenza di distanza non sia tanta, e puntassi poi alle isole che si trovano più a sud-est del resto dell'arcipelago, capiterei proprio nel buco dell'alta pressione. Invece la devo aggirare passandoci sopra, per rimanere un po' nel vento, perché altrimenti rimango lì fermo come un pirla e non faccio strada. Sono felice comunque di essere qua. Anna sta benissimo, ed è proprio per quello che devo ancora decidere se fermarmi o meno. Non ne sono sicurissimo. Sarei tentato, perché le Azzorre sono delle isole splendide, sono veramente dei giardini botanici all'aria aperta, e variano molto da isola a isola. Poi c'è questa bella cultura portoghese, insomma c'è tutta la storia delle baleniere, c'è tanto da vedere,
la gente è molto accogliente e si sta veramente bene. Per cui mi dispiacerebbe un po' essere così vicino e non fermarmi. D'altro canto è anche vero che non sono qui per fare il turista, per cui sono un po' combattuto. Vedremo, però diciamo che la tentazione è forte di continuare, appunto perché tutto sommato stiamo bene. Certo, un bel bagno, una bella doccia, e scendere a terra e andarsi a prendere una birra non sarebbe male, visto che a bordo di birra non ne ho e soprattutto non ho un frigo e adesso fa parecchio caldo. Però valuterò, magari qualche giorno mi fermo. Per il momento è tutto da Anna, un caro saluto a tutti, ciao!